si sono svolte lunedì 17 e martedì 18 febbraio presso il Cineteatro De Filippo ad Agropoli due giornate di sensibilizzazione e prevenzione sul bullismo e cyberbullismo dirette agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. È uno spettacolo di altissimo valore sociale ed è interpretato da giovani attori, giovani cantanti e musicisti che vivono la nostra società, quindi che hanno vissuto a loro volta il fenomeno purtroppo terribile del bullismo, e grazie all'inserimento nel teatro i ragazzi probabilmente avevano bisogno di recepire questo messaggio direttamente dai loro coetanei, e grazie a Gaetano Stella e allo spettacolo Io non bullo quest'anno ci siamo riusciti. Secondo i dati pubblicati dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, oltre il 50% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni ha subito episodi di bullismo e ben il 22%, dati del 2019, è stato vittima di cyberbullismo. Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni dalle conseguenze dolorose che lasciano tracce profonde in chi ne è vittima a scuola e fuori dalla scuola. La scuola ha delle azioni specifiche per poter prevenire il fenomeno, sono azioni inserite in un progetto di educazione alla legalità, del rispetto delle regole di convivenza civile e democratica. È chiaro che poi la scuola cerca anche le collaborazioni sul territorio, le collaborazioni degli enti locali, della famiglia, delle varie associazioni, e l'esperienza di questa mattina è un chiaro esempio di questa forma di collaborazione. L'obiettivo principale è soprattutto quello di dare ai nostri giovani allievi gli strumenti per poter costruire delle relazioni solide, dei legami affettivi, dei rapporti di amicizia che possano poi creare quel fare gruppo che è fondamentale per poter prevenire proprio questi fenomeni di bullismo, di cyberbullismo, questi atteggiamenti comunque negativi. Queste iniziative sono molto importanti perché attraverso il canale dell'arte, in questo caso del teatro, si affrontano dei temi studiati a scuola che riguardano le competenze di cittadinanza. Nella società complessa in cui ci muoviamo oggi, infatti, è diventato fondamentale che i ragazzi, i bambini acquisiscano delle competenze che li mettano in condizione di vivere in maniera sana. E appunto queste, diciamo, iniziative che riguardano il bullismo e il cyberbullismo vogliono trasmettere queste competenze di cittadinanza. E particolare importanza riveste anche proprio il tema del cyberbullismo, perché interviene su quella che è un'esperienza particolarmente pericolosa dei bambini che è legata al loro approccio con le nuove tecnologie. Quindi la scuola, insomma, accoglie sempre con piacere, con attenzione queste proposte su cui poi i docenti lavorano anche nelle loro attività didattiche quotidiane.